lanciato così l'idea della legislatura delle prime volte, anche io devo dire che ho notato che ci sono diverse novità in questa legislatura. Ad esempio, non credo ci sia mai stato un ex segretario di Stato alla giustizia incapace di discernere e di capire la differenza tra un rinvio a giudizio come quello che può aver colpito i colleghi Tonini e Ciavatta e i rinvii a giudizio che invece riguardano il conto Mazzini. Lei sta paragonando i loro alla questione Tangentopoli, dove si parla di associazione a delinquere, di corruzione, di tangenti, di abuso d'ufficio, di persone, uomini delle istituzioni che hanno diciamo, portato avanti tutta una serie di comportamenti quando anche il suo partito era al governo. Io direi che sono aspetti e pesi e equilibri veramente diversi. La collega Tonini non solo è stata colpita da un rinvio a giudizio per diffamazione, per una cosa per cui tra l'altro si è scusata pubblicamente, ma che evidentemente è stato deciso di portare avanti, e va bene dire che un rinvio a giudizio di questo genere non ha niente a che vedere con il reato di associazione a delinquere o di riciclaggio, che sono ben più gravi e devono sì destare l'attenzione di quest'Aula. Ma non solo, è stata colpita anche da una denuncia molto grave arrivata direttamente dal Lussemburgo, da uno dei poteri forti che con forza abbiamo denunciato in questi anni, ed è stata lasciata sola sia come cittadina sia soprattutto nella sua veste di parlamentare, e il silenzio rispetto a queste vicende rimane ancora una volta veramente assordante. Detto questo, eccellenza, mi scuso, riprendo l'oggetto del comma. Da una parte vorrei ringraziare i colleghi che in queste settimane si sono adoperati per portare avanti le trattative, che hanno richiesto sì molto tempo ed edizione per la stesura del programma di governo, e li ringrazio perché nonostante, come prevede la legge, il programma sia imperniato sulla struttura del programma della prima forza politica votata alle elezioni, la Democrazia Cristiana, io ho facilmente riconosciuto e ritrovato il contributo e i principi del Movimento Rete. Credo sia un programma dal contenuto trasversale e proporzionato alle forze che compongono la maggioranza, privo di slogan altisonanti o di progetti fantasmagorici. È un programma equilibrato nei contenuti. In ogni caso, in franchezza, bisogna dire che di programmi scritti bene ne abbiamo visti tanti in questi anni, di buone intenzioni sulla carta che purtroppo sulla carta sono rimaste. Quindi il primo segnale di discontinuità con i metodi del passato dovrà coincidere, a mio avviso, con la concretezza e la coerenza nell'attuazione del programma. Ecco, un altro banco di prova importante, ovviamente è già stato detto, sarà quello che riguarda soprattutto il metodo, ma anche il merito, cioè i segretari di Stato e tutti i partiti dovranno dimostrarsi in grado di non ricadere nelle perniciose dinamiche del passato, ma di dimostrare di saper scegliere e collocare nei ruoli chiave delle istituzioni persone competenti, responsabili, oneste e soprattutto in buona fede, perché è quello che veramente è mancato da tanti anni a questa parte. Persone che siano in grado di ricucire la fiducia nelle istituzioni, di intervenire sul parassitismo e di innescare dei processi virtuosi. Non possiamo più permettere che gruppi criminali interni o esterni di qualsiasi natura e speculatori siano lasciati liberi di occupare quegli spazi lasciati colpevolmente vuoti da uno Stato latitante e agevolati nella loro opera di infiltrazione proprio da uomini e donne delle istituzioni. Per questo è fondamentale agire sul metodo, sia sul metodo di governo e di condivisione dei provvedimenti, perché la qualità della condivisione fuori da quest'Aula renderà più snelli ed efficaci i lavori dentro quest'Aula. Occorre agire sulla chiarezza normativa e sulle lacune normative, sul corretto utilizzo dei decreti, sulla eccessiva discrezionalità del Congresso di Stato che va assolutamente ridimensionata, sulla burocrazia creata ad arte per giustificare posti di lavoro e che mortifica i funzionari della pubblica amministrazione invece che valorizzarne le competenze. È fondamentale agire sulla trasparenza degli atti, degli accordi e dei contratti stipulati in nome e per conto dei sammarinesi. Molte volte in questi anni ci sono stati tenuti nascosti.
sul vaglio meticoloso delle persone candidate a rivestire ruoli istituzionali negli enti e in tutti gli organismi dello Stato. Allo stesso modo i membri dei partiti di maggioranza devono rendersi conto che il loro ruolo non è quello di assecondare il governo, che il nostro ruolo in quest'Aula non è quello di prendere atto dell'attività del Congresso di Stato, ma dobbiamo esserne i primi controllori e allo stesso tempo il motore propulsivo. Ultimo, ma non per questo meno importante, un'attività politica efficace e lungimirante deve essere conscia che la produzione normativa necessita di essere elaborata nel rispetto e nel perseguimento delle pari opportunità, dell'equità e dell'ecosostenibilità. La tutela, la sostenibilità ambientale e le pari opportunità non possono essere più considerate solo delle deleghe assegnate a questa o a quella segreteria di Stato, ma sono principi da salvaguardare e perseguire in ogni singola attività politica di tutte le segreterie, declinando ogni singolo provvedimento appunto secondo questi principi. Sulla questione dei temi etici, più di una volta ho sentito ripetere, anche con espressioni sardoniche, se posso permettermi, domande al limite del tendenzioso circa la posizione di governo o la posizione della maggioranza sui temi etici. Ma non svelo nulla di apocalittico se sottolineo che questa maggioranza non ha una posizione comune sui temi di natura etica, così come non svelo nulla di nuovo se dico che gli stessi membri del Movimento Reto hanno visioni diverse rispetto ai temi di natura etica. Così come è sempre stato, sui temi legati ai diritti civili, ma non solo, quando non si raggiunge una visione comune, ogni consigliere è lasciato libero di esprimersi. Ma semmai la riflessione da fare è un'altra, ed è quella rispetto a chi fa leva su queste argomentazioni, diciamo nel tentativo di attrarre consensi. Far coincidere l'attività parlamentare con l'attività della maggioranza è una visione distorta, una visione, per quanto mi riguarda, non solo profondamente sbagliata, ma anche pericolosa, perché rischia di tramutarsi in una sorta di disimpegno da parte dell'opposizione, che invece ha un ruolo fondamentale di garanzia della democraticità dei processi. Il potere legislativo è in mano al Consiglio Grande Generale nella sua interezza, non è in mano alla maggioranza. Quindi da un lato è certo che la tenuta e la coesione della maggioranza si misurano sui temi oggetto del programma di governo, perché sono quelli concordati tra le forze politiche. Naturalmente è indispensabile l'apporto dell'opposizione in virtù della molteplicità dei punti di vista e della sua funzione di controllo. Ma su tutti gli altri temi, non solo etici, ma di varia natura, su tutti quelli che arriveranno magari sotto forma di ordini del giorno o di stanza d'arengo, se la maggioranza trova una sintesi, bene, ma in ogni caso i partiti sono liberi di esprimersi secondo le proprie sensibilità. La risposta a quei temi dipenderà dal lavoro e dalla posizione dell'intero Consiglio Grande Generale, a cui spetta la funzione legislativa. Purtroppo molti consiglieri, anche nel recente passato, sono stati indotti a credere che ogni diversità di vedute all'interno della maggioranza avrebbe avuto come conseguenza la caduta del governo, ma non è così. La diversità di vedute è il sale della democrazia, e chi tiene in ostaggio una maggioranza agitando lo spauracchio della crisi di governo, oltre ad avere un'idea malsana della politica, ha con tutta probabilità interessi personali da difendere. In conclusione vorrei esprimere un ultimo auspicio rispetto al rapporto politica-mass media. Non è mai stato un rapporto facile, da sempre. Negli ultimi 30 anni siamo passati dai politici che volevano controllare la stampa a una parte della stampa che vuole controllare la politica. Io personalmente sono sempre stata insofferente e molto critica rispetto a queste dinamiche, che innescano pericolosi processi antidemocratici, agevolano le ingerenze e sono irrispettose della popolazione e della sua necessità di beneficiare di una informazione imparziale. Ecco, io mi auguro che i nuovi segretari di Stato siano in grado di fare uno scatto di maturità per ritrovare sobrietà nell'utilizzo dei mass media, che si tratti di carta stampata o di social network. Personalmente credo sia deleterio ritenere che la politica debba essere ogni giorno sui giornali, costantemente, come una telenovela, anche quando non c'è niente da dire. La politica non è una telenovela, non è una soap opera a puntate. Fare politica presuppone molto tempo dedicato a studio, approfondimenti, riunioni, confronti ed elaborazioni.
Ecco, siamo un piccolo paese, il contatto con la cittadinanza attraverso i confronti pubblici periodici è fondamentale, proprio perché costringe i politici a non perdere il contatto con la realtà e soprattutto mette alla prova la loro empatia, una qualità essenziale per valutare le conseguenze pratiche degli indirizzi politici attuati e soprattutto per nutrire in senso positivo il proprio senso di responsabilità. La popolazione dal canto suo ha a disposizione moltissimi strumenti per partecipare attivamente e veramente alla vita politica. Ci sono ovviamente le forze politiche, ma ci sono le associazioni, le giunte di castello, i comitati, tante commissioni. San Marino è molto vivace sotto questo punto di vista. Ecco, in sintesi mi auguro che si sia capaci di utilizzare in maniera più razionale i social, ma anche la presenza sulla stampa. È una sfida molto importante sotto tutti i punti di vista, perché la capacità di ricostruire fiducia e credibilità passa anche attraverso un utilizzo maturo dei mezzi di comunicazione. Dobbiamo tirare fuori il nostro lato migliore tutti quanti, sia a livello personale sia a livello istituzionale. Grazie.